Sicilia, ascoltandola è evidente che lei sta lavorando, ovviamente è un lavoro questo che avviene dietro le quinte e quindi è abbastanza invisibile ai cittadini. Eppure però la sensazione è quella che Gela è in questo momento una città paralizzata. Perché si ha questa sensazione? Beh, allora questo dipende ecco, dai punti di vista, nel senso c'è sicuramente una parte della città che ha un riscontro negativo e pensa, diciamo, che la città è in una fase di impasse. C'è invece un'altra parte della città, perché noi dobbiamo anche guardare la città nel suo complesso, quindi nei quartieri, nelle aree più vaste, nelle aree periferiche, nella parte centrale, nelle varie categorie professionali. Quindi diciamo c'è una parte che invece denota un forte apprezzamento al senso di cambiamento che questa città sta subendo. Sono proprio degli ultimi giorni l'avvio di diversi cantieri, di rifacimento del manto stradale della segnaletica, sono state messe in atto delle pulizie straordinarie delle aree verdi della città che erano rimaste abbandonate per diversi anni. Faccio un esempio: l'Orto Fontanella, a pochi passi da qui, era diventato un'area di degrado assoluto dove era impensabile entrare con i bambini. Oggi è un'area che ha un suo decoro e c'è l'intenzione di mantenerla pulita. Abbiamo ad esempio evitato che sul costone della Predella Borsellino, così come accadde 2 anni fa, si manifestasse un teatro di un incendio pauroso che ha visto intervenire anche gli aerei speciali per spegnere le sorgenti. È chiaro che quest'opera è un'opera che non può manifestarsi nella sua interezza in un arco di tempo brevissimo, richiede appunto dei tempi medio-lunghi. Devo dire che molti quartieri sono stati attenzionati, sicuramente più di altri, ma non perché, diciamo, per un motivo particolare, ma semplicemente perché si doveva dare una scaletta e si è individuato appunto un metodo per intervenire che sta coinvolgendo tutti i quartieri mano a mano fino a completare tutta la città. Proprio la settimana scorsa abbiamo fatto un passaggio su quartiere Betlemme, proprio sotto la ferrovia, quartiere che solitamente, diciamo, è sempre stato dimenticato dalle istituzioni nella manutenzione ordinaria del verde pubblico. Non dimentichiamo che ad esempio dopo tantissimi anni si sta intervenendo sulle mura di contenimento della ferrovia, mettendoli a norma e rendendoli anche, diciamo, più gradevoli da poter essere, diciamo, visti dai passanti. Quindi ci sono diversi cantieri che stanno partendo, diversi progetti che sono stati realizzati. Io faccio un esempio: il nuovo tratto del lungomare, che di fretta in furia è stato avviato in campagna elettorale con non pochi problemi causati a questa amministrazione, perché erano cantieri che non si sarebbero potuti aprire visto che le aree non erano tutte disponibili, esponendo l'amministrazione in carica a dei contenziosi con la ditta proprio perché i cantieri non potevano essere avviati in toto. Oggi è completo, ed è completo solo ed esclusivamente grazie alla capacità negoziale di questi amministratori, che con la ditta ha trovato un percorso per ultimare i lavori e donare alla città un'opera gradevole. Sinceramente poteva essere fatta meglio in alcune delle sue parti, ad esempio quelle proprio di avvicinamento alla spiaggia, ma tuttavia un'opera gradevole che ha riqualificato un tratto di spiaggia e cui merito va solo ed esclusivamente a progettista che l'ha progettata e non sicuramente ad un'amministrazione che ha avviato i cantieri in fretta e in furia in campagna elettorale, o a quella successiva che ha cercato di porre dei rimedi per far sì che il cantiere si ultimasse. Il comune risulta non avere soldi al momento, quindi la questione è bilancio. Ma il comune non ha soldi al momento, vero, ma in realtà il comune non ha soldi, nel senso che nell'opera complessiva di riorganizzazione della macchina amministrativa che parte dal governo centrale, passa per le regioni e finisce al comune, a pagarne in primis sono i sindaci, perché la riduzione dei trasferimenti dallo Stato alla Regione e quindi dalla Regione allo Stato penalizza solo ed esclusivamente i comuni, che nel complessivo dei costi dell'amministrazione pubblica pesano per poco più dell'1%.
Ciò nonostante, siccome chi amministra ha la responsabilità morale di lavorare con le istituzioni, non contro le istituzioni, di necessità si fa virtù e quindi si cerca di adeguare l'azione amministrativa con quello che si ha. Noi entrando abbiamo trovato una situazione disastrosa al limite del dissesto, una quantità di debiti fuori bilancio che erano completamente fuori controllo, questo indice del fatto che chi ha governato non aveva il polso della situazione sulla spesa pubblica, basti pensare ai debiti fatti proprio nel settore dei rifiuti, ci sono dei contenziosi che superano i 10 milioni di euro. Basti pensare ad esempio invece ai debiti nei confronti della discarica, piuttosto che alle cause per gli incidenti stradali dovuti presumibilmente alla scarsa manutenzione dei manti stradali. Quindi una situazione disastrosa già per il fatto che il Comune non è stato in grado negli anni di incassare i tributi dovuti. Oggi è ancora più aggravata dal fatto che, a causa dell'oscillazione del prezzo del petrolio, le royalties, cioè quelle compensazioni derivanti dalle opere di estrazione mineraria, si sono più che dimezzate. Da circa 14 milioni di euro sono passate a poco meno di 7 e continueranno a diminuire se il prezzo del petrolio non si adegua in maniera rapida. Quindi è chiaro che un comune dove trova dei debiti per diversi milioni di euro, si aggiungono dei mancati introiti per tributi e per gli oneri derivanti dalle royalties di diversi milioni di euro, capite bene che amministrare diventa un'opera complessa. Bene, questo non ci sottrae dalle nostre responsabilità, sappiamo come amministrare questa situazione. Sicuramente questo eviterà di fare cocktail all'ombra della Torre di Manfria in via gratuita semplicemente per attrarre qualche voto in più, ma siamo sicuri che la città capirà che le cose importanti sono altre. Sono ripristinare i parchi, ripristinare le aree giochi per i bambini, rifare i mandi stradali delle strade, dei servizi per i meno abbienti, far funzionare bene le mense scolastiche. E magari se l'estate gelese, forse come qualcuno pensa, è un po' meno ricca degli altri anni, anche se in realtà non lo è, credo che non piangerà nessuno. A proposito di estate gelese, quindi di cultura e turismo, se ne sente veramente la mancanza, nel senso che comunque ci si aspettava maggiore attenzione riguardo al turismo e alla cultura. Invece si è visto veramente poco, l'estate gelese in realtà sta arrivando soltanto adesso. Come mai? Perché? Perché c'erano sicuramente le buone intenzioni, però poi in effetti ci sono dei ritardi notevoli e gravi, se vogliamo. Allora, più che ritardi, si tratta sempre del fatto che tu la programmazione la puoi riuscire a fare di qualsiasi evento, intendo, no? Quindi l'estate gelese piuttosto che il Capodanno d'Italia o qualsiasi altra cosa, le riesci a fare se hai un capitolo di spesa capiente e spendibile. Oggi l'amministrazione, se comunque in tempi record è riuscito ad approvare in giunta il bilancio previsionale, cosa che non era mai accaduta in questi termini, fatto credo forse fine maggio o giù di lì, comunque non ha un bilancio così come è accaduto ogni anno, quindi la programmazione, se fatta in maniera seria e responsabile, e quindi dove devi prendere degli impegni di spesa, non può essere fatta qualora tu non hai un bilancio consolidato. È chiaro quindi che si riesce a fare con lo sforzo delle associazioni, lo sforzo di chi sul territorio vuole una riqualificazione dell'immagine, e l'estate gelese si fa proprio grazie al contributo di sponsor, al contributo sponsor privati intendo, al contributo dei cittadini che con associazioni hanno messo a disposizione le loro attività teatrali o concertistiche per cercare comunque di dare un'estate che abbia un senso logico. Questa è una cosa però che non è turismo. Credo che a Gela si sia sempre scambiato erroneamente il turismo con l'estate gelese. Le estate gelese sono quegli eventi che servono sicuramente per cercare di creare dei momenti gioviali in cui la città si ritrova all'aperto, che possono anche essere usufruiti dai territori limitrofi, ma il turismo è una cosa molto, molto più complessa. Quando si parla di turismo si parla
di uno scenario molto variegato. C'è il turismo a chilometro zero, c'è il turismo dei grossi volumi di persone che si muovono, che fa parte dei grossi tour operator. Si parla di percentuali e devo dire che la Sicilia, nonostante è, diciamo, il tesoriere d'Italia dal punto di vista delle bellezze archeologiche e naturalistiche, oggi vanta poco meno del 4% del turismo italiano, che è una cosa quanto ridicola, ripeto, per la qualità delle bellezze artistiche e naturalistiche. Gela non è da meno, perché Gela non fa parte a caso di una cattiva programmazione degli anni di nessun circuito turistico di rilievo. Gela è un museo regionale che per disattenzione di diversi anni non è mai stato qualificato con un'immagine credibile a livello internazionale, nonostante i nostri reperti, ad esempio, sono conosciuti in tutto il mondo e si trovano in molti musei di taratura internazionale. Quindi, anzitutto, questo territorio, per poter parlare di turismo in maniera seria, deve riqualificare la sua immagine. Gela oggi, o meglio, Gela ieri era conosciuta a livello internazionale come la casa della raffineria. Quindi Gela non era diciamo un elemento di ritrovo per il turismo, così come non lo era Taranto a causa della presenza dell'Ilva. Oggi Gela, diciamo, dopo un anno di lavoro comincia a presentarsi in maniera diversa. Grazie, diciamo, ai collegamenti con le università straniere, anche con le università italiane e locali, tipo quella palermitana e quella catanese, l'immagine di Gela è quella di un laboratorio a cielo aperto. Una città che si deve riqualificare, si deve riconvertire e quindi a livello internazionale viene vista non più come la casa della raffineria, ma come la casa delle opportunità, dove gli studenti possono venire ad applicare quello che hanno studiato in termini di riqualificazione urbanistica, in termini di rilancio industriale. Quindi comincia ad avere un'immagine diversa, attrattiva per una parte di popolo che guarda i paesi in modo diverso. A questo dobbiamo aggiungere la capacità di attrarre il turista, che se per anni è stato pensato come il turista che si muove per le visite archeologiche, oggi con i tempi moderni deve vedere un altro tipo di turismo. Oggi il turista è quello che passa nelle città in maniera rapida, per notte, per pochi giorni, e cerca la giovialità, il mare, le spiagge, il mangiar bene. Quindi la nostra capacità deve essere quella di mettere assieme i beni archeologici e naturalistici al buon vivere e alla bellezza, appunto, naturalistica delle nostre spiagge, che qualcuno ci ha donato e di cui non possiamo farci sfuggire la pregevolezza. Quindi è chiaro che se un turista russo viene in Sicilia, sicuramente viene per le bellezze naturalistiche, viene per godere del cibo di alta qualità. E la nostra capacità deve essere quello di tenerlo qui e poterlo immettere in un circuito culturale. Quindi capisci che è un'operazione complessa, l'amministrazione sicuramente ha bisogno di essere accompagnata da esperti del settore da questo punto di vista, quindi non è un'attività che l'assessore da solo, ecco, può portare avanti dopo un ventennio di degrado di immagine del territorio all'estero. Quindi ci vuole sicuramente un indirizzo politico chiaro, noi pensiamo di averlo dato e piano piano ci faremo accompagnare da chi, ecco, sa riqualificare l'immagine del territorio, come ad esempio l'Università di Berlino, piuttosto che qualche altro specialista, nel riproporre Gela in un circuito turistico in maniera nuova. Ad esempio, proprio in questi giorni stiamo chiedendo un accordo diciamo, con i comuni limitrofi, per San Merina, Idone, Enna, Acate, Vittoria, Niscemi, per un circuito turistico con una bigliettazione unica in un progetto comunitario, quindi finanziato con finanza europea, per il rilancio, appunto, dei circuiti turistici, permettendoci di presentare qual è la nostra proposta formativa dal punto di vista turistico. L'assessore agli eventi in questi giorni sta negoziando con i resort del circondario la possibilità di trasferimenti sistematici di turisti presso la nostra città, con una proposta ben congeniata, collaborata con
le, diciamo, le parti sociali intese con la diciamo, parte datoriale, con commercio, Gelacentro, la Proloco, nel tentativo di attrarre i turisti in volume a Gela per coadiuvare appunto la bellezza di un centro commerciale all'aperto quale il centro storico, lo street food d'eccellenza e possibilmente una visita ai reperti archeologici come Chicca Finale. E ci conforta sapere che in qualche modo state già pensando a una programmazione, perché finora in effetti è sembrato tutto all'insegna dell'improvvisazione, almeno per quanto riguarda il turismo, nel senso che va dato merito sicuramente all'assessore Catania, ma anche a Salinitro, di avere tentato almeno anche timidamente di proporre delle iniziative, come per esempio quella che ha fatto anche sorridere per certi versi degli ombrelli o anche del Calesse, che poi è venuta a meno, ci si è dovuti fermare. E quella degli ombrelli in effetti era un'idea molto graziosa, era piaciuta a tutti quanti. Poi però evidentemente è risultata fallimentare. Allora, come mai si fanno delle cose che sicuramente risultano graziose, se non altro, e poi però ci si perde in questo modo in esiti quasi fantozziani? Non è pericoloso procedere in questo modo? Allora, vedi, ogni iniziativa deve essere contestualizzata anche con lo scopo diciamo, che ne ha in quel momento. Allora, l'iniziativa dell'Ombrelli era sicuramente un'iniziativa di rottura rispetto al passato, nel senso che la volontà dell'amministrazione era quella di provare a dare un po' di colore ad una città che si era spenta per l'immobilismo totale. Io credo che l'iniziativa sia riuscita, nel bene o nel male se ne è parlato quasi ogni giorno come se fosse l'argomento più importante sulla faccia del pianeta, quindi per me è una cosa riuscita, perché le cose che passano inosservate sono le cose perdenti che non hanno colpito nessuno e quindi non hanno suscitato nessuna emozione. Evidentemente gli ombrellini, che comunque hanno decorato il centro storico, hanno suscitato delle emozioni positive o negative che dissi voglia, ma comunque hanno avuto un rimbalzo sicuramente nei territori limitrofi. Noi abbiamo avuto riscontri proprio dai resort, che è stata un'iniziativa che ha colpito, perché molte foto tra l'altro di alta qualità fatte da professionisti del territorio hanno rimbalzato nei vari social dedicati, tipo Instagram piuttosto che Panoramio, e hanno avuto un riscontro positivo da un gran numero di persone. Questo ha consentito quell'operazione che dicevamo di riqualificare l'immagine del territorio, che non è più attenzionata solo per quello che riguarda l'ex raffineria, ma che è stata attenzionata per un'opera di decoro che sicuramente ha fatto discutere, ma che ha dato un'immagine di bellezza del territorio. Poi possiamo discutere sulla qualità tecnica della realizzazione. In realtà si parla solo di quello, lei è ingegnere. Sì, voglio dire, anche... però capisce bene che difatti si tratta di un'opera in un certo senso diciamo, che è servita ad abbellire, sicuramente ci sono diciamo, degli elementi che possono subire delle correzioni, però attenzione anche qui, non sono delle operazioni spot non programmate, fanno parte di un programma ben chiaro che l'amministrazione ha, soprattutto che hanno l'assessore Sanitro e l'assessore Catania, che è quello di riqualificare l'immagine del territorio, così come la cornice presente nel nuovo tratto di lungomare, che permette ai turisti, comunque ai cittadini, di fotografarsi in una pseudo cartolina reale di un tramonto reale piuttosto che di uno scorcio della città reale. Possono essere state fatte meglio, peggio, sicuramente è discutibile, qualsiasi cosa è migliorabile, lo è senza dubbio. Discorso diverso però è la demagogia. Continuare a insistere sul voler denigrare qualsiasi iniziativa che l'amministrazione fa semplicemente perché l'obiettivo è denigrare politicamente quello che viene fatto. Allora io vi invito a fare una riflessione. Quante di queste iniziative sono state fatte negli anni passati che hanno permesso di parlare così tanto del territorio genese? Si è parlato tanto del Calesse, ma credo che se ne sia parlato inutilmente, perché un'operazione che verrà fatta è semplicemente stata rinviata perché abbiamo voluto dare priorità alla rimozione delle camere Koch
che sono in viaggio dal porto rifugio ad Eni, perché noi riteniamo che anche quello, anzi quello soprattutto, fa parte della riqualificazione d'immagine del territorio. Ma tante chiacchiere sono state dette in maniera confusa e illogica sul fatto che doveva essere autorizzato, non doveva essere autorizzato. Sono iniziative legittime che vanno fatte tranquillamente e su cui noi abbiamo dato un indirizzo per farlo e continueremo a farlo. Ci si lamenta anche della mancanza di rapporto diretto tra la giunta e i cittadini. Parlate con i cittadini, cioè li ascoltate? Allora, noi ci sono diverse forme di dialogo con i cittadini. Devo dire che mai come adesso io ho utilizzato i dispositivi tecnologici mobili per comunicare con le persone a carattere generale, ma nello specifico con i cittadini. Io, come tutti gli assessori, abbiamo una pagina pubblica su cui trasmettiamo quello che viene fatto come azione amministrativa giornalmente, su cui abbiamo dei commenti positivi, negativi, anche a volte diciamo, al limite dell'accettabile in termini di, diciamo, di comportamenti educativi. Tuttavia, diciamo, non ci teniamo mai indietro rispetto ad aprire questo tipo di dialogo. È chiaro che non intendiamo chiuderci come fa qualcuno all'interno dei social e discutere solo con questi mezzi tecnologici. Noi camminiamo tranquillamente per strada, se la gente ci ferma parliamo, discutiamo, anche in maniera accesa, perché non è detto che le opinioni devono per forza essere coincidenti. Abbiamo un confronto continuo in Consiglio Comunale dove siamo costantemente presenti, a turno, tutti assieme, a seconda dell'importanza del tema. Abbiamo un confronto continuo con le commissioni consiliari. Ricordo che il Consiglio Comunale e le commissioni consiliari rappresentano i cittadini in primis, quindi il nostro primo dialogo con i cittadini avviene proprio tramite loro, che rimbalzano quello che è il nostro dialogo nei confronti della città. Abbiamo gli incontri con i quartieri in maniera più o meno programmata. Sicuramente ci sono dei periodi in cui può scappare che per settimane non riesci a dare dei feedback al cittadino perché sei preso da attività amministrative particolarmente intense. Posso dire ad esempio la chiusura del bilancio piuttosto che attività a scadenza particolari. Sicuramente, ripeto, non neghiamo il dialogo con i cittadini. Io proprio l'altro ieri dovevo partecipare ad un comitato di quartiere, credo fosse a Torre di Mambria, purtroppo per motivi istituzionali mi trovo a Palermo, ma non ho negato di intervenire telefonicamente dando, diciamo, le risposte che i cittadini si aspettavano. È chiaro che se il dialogo deve significare dare sempre risposte affermative alle richieste del cittadino, beh, quello per noi non è un dialogo, è semplicemente far finta di fare politica, perché noi vogliamo, ripeto, essere amministratori seri, responsabili, e se c'è da dire no, sicuramente lo diciamo motivandolo. Qual è la sua personale visione di questo primo anno di lavoro? Bene, questa, diciamo, è una domanda che mi permette di fare una riflessione molto rapida. Allora, quando noi siamo entrati abbiamo trovato ci siamo presi in mano una città che era atrofizzata. Faccio un esempio visivo per dare la sensazione. Se tu hai una molla, no? E la premi in maniera molto, molto energica e poi la rilasci, hai subito una reazione esplosiva della molla. Questo significa che la molla ha acquisito un contenuto energetico in grado di essere ritornato alla natura che l'ha creato. Quella che abbiamo trovato noi era una molla smorzata, una molla che nel tempo si era abituata ad accettare la qualsiasi cosa, la chiusura della raffineria, il fatto di non avere un verde pubblico curato, il fatto di avere le strade in un stato disastroso, il fatto di vedere sparire i cassonetti dalla notte alla mattina per un servizio di ritiro dei rifiuti che, come se niente fosse, è cambiato dal misto porta a porta cassonetti al porta a porta integrale. Quindi una città che si era spenta, aveva perso la capacità di reagire. Però quello che abbiamo fatto noi questo anno è
avviare tutta una serie di iniziative, a volte anche discutibili, che ci ha permesso però di ravvivare il rapporto tra la città e le istituzioni. Il fatto che oggi il cittadino reagisca anche bruscamente per determinate iniziative che magari non ritiene giusto, come ad esempio alcune iniziative sulla mobilità, per noi è segno del fatto che il cittadino vuole nuovamente essere partecipe al cambiamento di questa città. Quindi noi non neghiamo il dialogo con questi cittadini, però è chiaro che le azioni che noi facciamo, su cui si può tornare indietro, un esempio è stato ad esempio la possibilità di fare il parcheggio dei taxi in Piazza San Francesco, che poi ci ha permesso di riflettere e di ritornare indietro sui nostri passi. E comunque questo confronto non significa però che la città non debba accettare il cambiamento. Cambiamento significa anche la mobilità, perché a Gela si fa un eccessivo uso del mezzo privato a discapito del mezzo pubblico. Oggi però noi, grazie al cambio di viabilità, abbiamo consentito ai mezzi pubblici di essere costanti e frequenti. Ogni 15 minuti in qualsiasi parte della città uno si trova può prendere l'autobus e muoversi in piena libertà, cosa che non accadeva da decenni. Quindi, dal mio punto di vista, proprio dal mio assessato, cosa è cambiato in un anno è che abbiamo preso una città spenta e l'abbiamo ravvivata. Abbiamo attivato i rapporti con l'università, c'è un'attenzione particolare delle università che vogliono venire a Gela per attivare dei corsi di studio, che vogliono compartecipare con l'amministrazione ai progetti di riqualificazione urbana e di rilancio industriale. Abbiamo permesso che il protocollo d'intesa del 6 novembre, che era stato dimenticato nel nulla, diventasse un'opportunità di sviluppo per il territorio, ampliando le iniziative in un dialogo serio, leale e credibile con la raffineria, che ci ha aperto, diciamo, ad investimenti diversi, ad opportunità diverse che potranno ampliare quella proposta del 6 novembre che rischiava di spegnersi nel nulla. Cioè, noi arrivati in amministrazione, di quel protocollo non se n'era parlato per 9 mesi. Grazie alla nostra azione è cominciato un rapporto frequente con i ministeri che ha permesso di velocizzare l'iter e appunto di autorizzare la raffineria green, di autorizzare le bonifiche. È stato possibile, con una forte impulso creativo, presentare una bozza di accordo di programma che oggi sta diventando un modello per il rilancio delle aree di crisi in Italia, mettendo Gela al centro degli interessi del sistema paese. È stato possibile riposizionare strategicamente Gela sulle attività portuali quando Gela come attività portuale si era spenta da tempo. Avevamo il Mediterraneo, ma è come se Gela vivesse in montagna più che sul mare. Quindi oggi più che mai sono convinto, diciamo, che l'azione che abbiamo messo in campo ha permesso di creare le basi per il rilancio del territorio. Sono convinto che entro la chiusura di questo anno solare, quindi entro dicembre 2016, molte delle iniziative che abbiamo avviato si concretizzeranno. Basti pensare al fatto che a, credo, fine giugno del 2016 il Consiglio Comunale, volendo fortemente che l'amministrazione investisse il suo indirizzo politico sulla portualità, ha emesso appunto un atto di indirizzo nei confronti della giunta municipale, che tempestivamente si è adoperata e in meno di un mese ha permesso di chiudere un accordo ministeriale, che non è cosa semplice, in cui Gela viene riproposta strategicamente per essere punto di riferimento di una piattaforma logistica del Mediterraneo anche per la distribuzione del gas liquefatto. Quindi anche il Consiglio Comunale sa benissimo che ha di fronte un'amministrazione credibile, che di fronte ad atti di indirizzo concreti e credibili si spende per farli diventare realtà. Proprio sulla questione del porto se ne era parlato da anni, ma evidentemente c'era una certa sordità. Oggi non è più così. Se l'amministrazione comunale viene investita su atti concreti, credibili, che hanno una ripercussione positiva sul territorio, tutti i consiglieri comunali sanno di poter trovare uno strumento capace di penetrare all'interno dei ministeri e avere le capacità di negoziare, di convincere che quell'azione presentata all'amministrazione comunale è un'azione che ha una sua valenza per il sistema paese. Quindi io ritengo che a breve verranno avviati, così come ci è stato garantito, i cantieri per la raffineria green, con l'assorbimento di parte del personale che, ahimè,
è rimasto tagliato fuori dal mercato del lavoro a causa di una scarsa programmazione in fase di stesura di quel protocollo. Sono convinto che entro dicembre l'accordo di programma verrà siglato e quindi il progetto di riqualificazione industriale potrà essere reso esecutivo con tutti gli strumenti agevolativi da parte dei ministeri per permettere agli investitori di arrivare su questo territorio. E ne sono così convinto perché già l'amministrazione, assieme a Convindustria, ad ENI, alle sigle sindacali, ha avviato un processo di manifestazione di interesse per investitori che hanno volontà di avviare attività imprenditoriale dentro la raffineria e ad oggi contiamo 16 iniziative di altissimo rilievo che, se incanalate così per come sto lavorando all'interno della logica dell'accordo di programma, diventerebbero 16 realtà che assieme ad ENI e assieme alle imprese dell'area industriale porterebbero a Gela un fermento industriale che non si era mai visto da decenni. Questo è l'assessore di vice sindaco che parla. Io vorrei fare una domanda all'uomo Simone Siciliano di questa attività politica che in questo intenso anno cosa ne pensa? Beh, sai, molti mi fermano per strada, molti che mi conoscono che sanno, diciamo, quando ero impegnato io nelle mie attività personali, imprenditoriali, anche con risvolti sociali, mi fanno sempre la solita battuta, ma chi te l'ha fatto fare, no? Bene, sicuramente, diciamo, dopo un anno, guardando la cartina di tornasole, posso dire, diciamo, che essere stato impegnato in maniera così intensa sull'attività amministrativa sicuramente mi ha distolto completamente dalle mie attività personali. Ho dovuto fare delle scelte drastiche abbandonando degli interessi imprenditoriali sulla mia attività. Mi sono dovuto fare da parte in diversi ruoli in cui avevo la leadership, ero amministratore. Ho dovuto ridimensionare naturalmente l'attività del mio studio a causa proprio della mia assenza durante le ore lavorative. Ho dovuto sicuramente trascurare la mia famiglia. Sono sicuro però che l'impegno che ho preso con la città, che non ritengo, diciamo, possa essere smentito, verrà ripagato dai risultati che questa città a breve vedrà concretizzarsi e spero potrà essere ripagato anche dal riconoscimento della famiglia per il minor tempo che sto dedicando a loro, sperando di lasciare anche a mio figlio una città sicuramente più vivace rispetto a quella che abbiamo trovato. Grazie a Simone Siciliano. Grazie a voi.